Grazie, intanto grazie della mattinata. Non avevo tenuto in conto di seguire i lavori con tanta attenzione, ma mi sono piaciuti moltissimo e questo mi ha obbligato, diciamo, a non perdere una battuta. Sarebbero molte le osservazioni da fare, ma mi trovo d'accordo con Alessandro Galimberti sul fatto che sia stata veramente molto ricca come punti di vista diversi che si sono confrontati e alla fine tirando fuori qualcosa che non dico che sia positivo, ma sicuramente una fase così complicata induce finalmente a guardare un pochino avanti. Torno al tema di fondo, quello che te ponevi all'inizio, quindi turismo e cultura. Io mi occupo del settore alberghiero che, come è chiaro, ha una componente immobiliare piuttosto rilevante. È un momento delicatissimo, il settore è stato colpito profondamente da questa crisi. Come organizzazione ovviamente noi lavoriamo sul fronte prima di tutto dell'attivazione delle misure necessarie alla sopravvivenza di queste imprese, alla sopravvivenza di questo patrimonio in mano all'esperienza degli operatori che sono storicamente nel mercato e che sono in grado di offrire un prodotto italiano nel senso più bello del termine, ma guardiamo anche un po' avanti. E qui torno a quello che è stato accennato nella prima parte della mattinata, quindi il tema della cultura come binomio inscindibile per il settore del turismo. È molto vero. Io vorrei aggiungere una riflessione. Nel nostro paese la cultura è un concetto molto diffuso. È una cultura diffusa sul territorio che vive di opere d'arte consolidate, note, eccetera, ma che vive anche di una cultura sociale che è fortissima e che costituisce in sé un attrattore turistico molto potente, soprattutto rispetto ai mercati internazionali. E quindi credo che tra le mille misure che in questo momento stiamo guardando, ce ne sia una che ha una doppia rilevanza su questa chiave di lettura, che è quella proprio della riqualificazione energetica, estetica, della riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare. Diventa un elemento importante perché molta parte di questi immobili hanno un valore culturale in sé e la faccia delle nostre città, la faccia dei nostri borghi, della nostra campagna, sono un valore che va assolutamente preservato e costruiscono quella cultura diffusa del paese e della società che è per noi un patrimonio molto importante. È un tema per cui noi ci stiamo battendo col governo perché accanto alle misure di sopravvivenza ci dia la possibilità di accedere anche alle misure, ad esempio quelle del superbonus, che sono veramente importanti per il settore alberghiero, potrebbero permetterci quello scatto in avanti che ci fa trovare pronti alla ripartenza e uno scatto in avanti di qualità che restituisce moltissimo alla collettività, perché da un lato certamente avrai delle strutture più competitive e attenzione, questo vuol dire occupazione, perché il nostro è uno di quei settori dove se non hai un'occupazione significativa non puoi offrire un servizio di qualità. Quindi comunque già se ci limitiamo solo a guardare il piccolo del settore alberghiero abbiamo un ritorno potentissimo, sicuramente. Ma io aggiungerei anche il fatto che questo patrimonio diffuso, che è immenso, cioè il patrimonio di immobili ad uso turistico alberghiero in Italia è forse il patrimonio più rilevante che abbiamo. È un patrimonio che può contribuire a migliorare la faccia delle nostre città, a renderle più interessanti per chi viene da turista, ma anche per chi ci vive, perché forse noi da questa crisi dobbiamo anche uscire con un rilancio anche sociale di una collettività che francamente sta affrontando un periodo buio che è davvero difficile guardare con occhi sereni. Quindi importante intervenire in questa chiave per una sostenibilità che sia anche legata alla bellezza, perché no? Il contesto in cui noi viviamo ci aiuta ad affrontare la realtà che dobbiamo in questo momento, come dire, vivere. Quindi la riqualificazione urbana, noi con l'Agenzia del Demanio abbiamo lavorato già molto nel passato, e continuiamo a lavorare, ovviamente in questo momento è tutto un po' rallentato, ma abbiamo lavorato moltissimo proprio per questo
utilizzo del turismo come strumento di recupero di un patrimonio immobiliare pubblico di altissima qualità, di grande importanza e che può costituire un valore aggiuntivo per quella distribuzione delle chiavi del turismo in tutto il territorio nazionale. Lo diceva Marco Paccione stamattina, un turismo distribuito, un turismo che fa vivere tutto il territorio è certamente un obiettivo che noi dobbiamo condividere in questo periodo. Quindi un valore sociale accanto a un valore squisitamente economico, la certezza che sia un investimento per chi sceglie di intervenire a supporto di questo settore, perché sappiamo che al di là del periodo che stiamo vivendo, l'attenzione per il nostro paese da parte del turismo internazionale, dei milioni, miliardi oggettivamente di viaggiatori che si muoveranno nei prossimi anni quando sarà superato questo incubo, resta assolutamente centrale. Quindi sono risorse che tornano nell'immediato a tutta la filiera che sostiene la parte di ristrutturazioni, riqualificazioni, che ritornano alla collettività che comunque gode di una contesto urbano migliore in cui vivere e ritornano ancora una volta all'economia del paese come sistema di moltiplicazione per il valore turistico. Ci sono dei nodi da sciogliere, lo sappiamo, in questo momento una misura efficace come quella dedicata alle abitazioni civili ancora non c'è, ma speriamo che arrivi. C'è un altro tema di grande rilevanza che è quello del tetto agli aiuti di Stato, che rischia di creare delle difficoltà importanti nel sistema delle imprese, non solo nell'ipotetica attivazione che auspichiamo diciamo, una sorta di super bonus riqualificazioni, ma anche semplicemente per attivare le misure già oggi esistenti. Questo è un tema molto, molto difficile che stiamo cercando di affrontare. L'Unione Europea ha già come dire, attivato un percorso che ci sembra interessante comunque per mitigare l'impatto di questi limiti, cercando di instradarne perlomeno una parte di queste misure a limiti più alti, più controllate come finalità, ma con limiti più alti. In questo momento però certamente non basta. La crisi del settore è tale da imporci un quadro più importante ancora di aiuti per non perdere questo patrimonio che potrebbe essere vittima di speculazioni o peggio, anche a volte l'abbiamo visto purtroppo, degli interessi della malavita. Quindi abbiamo diversi obiettivi dove l'interesse delle imprese corrisponde pienamente con l'interesse della collettività. Speriamo, e dico Paolo, ti ringrazio per l'aiuto che già ci hai dato e i tanti scambi che abbiamo fatto su questi temi, decisioni che in questo momento possono essere fondamentali, strategiche per la sopravvivenza del settore.